Gentili amici, buonasera! Sì, finalmente sono tornato in patria per un pochino di tempo e quasi, guardate, senza manco una transizione di mezzo, subito la postazione vecchia già pronta all'uso, ma oggi partiamo subito con un argomento molto interessante. Mi sto un attimino sistemando, eccolo qua. Allora, oggi si parlerà di Pixel 4, ovviamente, perché mi sono messo il guanto. Scusate un attimo, voi toccate il letame con le mani, no? Lo so. A parte le burle, no, ormai insultarlo è diventato uno sport, però sul serio andiamo a vedere se riusciamo a sistemare quel benedetto problema del display marso verde vomitoso. Sarà interessante perché su XDA sono usciti diversi articoli a riguardo, ci sono dei kernel che sembrano agire proprio su quell'aspetto. Vediamo se almeno sviluppatori terzi sono riusciti a dare qualche sistematonas. Vabbè, demo. Oh, scusate un attimo, signori, non avete idea di quanto mi mancasse sta poltrona. Aspetta. Scusate, sono in mutande, non posso alzarmi più di così, però. Stiamo calmi, per cortesia. Signori, siamo in compagnia del marso, eccolo qua. Meyer Desmentega, che ci avevo messo Android 11 qua, quindi prima dobbiamo ripristinarlo. Sinceramente vi voglio anche rendere partecipi di questa cosa. Ormai potete considerarlo pure un video sul modding e questo, perché so già che adesso partiranno. Io ho scaricato la Factory Image. Tecnicamente dovrebbe essere molto semplice scaricare, flashare su un pixel. C'è la cartella marsa da estrarre. Uno c'ha la Factory Image, uno deve fare flash all e basta, no? Poi uno lo attacca in bootloader, che era sicuramente volume su e accensione. Sicuramente era volume su, no? Volume giù e accensione, vedevi, voglio mettere la pro. Eccolo. Che succede? Ma non avviarti subito, ti ho messo in fast boot. Partiamo malissimo. Adesso mi tocca aspettare. No, ho fatto riavvio, no! Oh, vedi? Cioè, devi mollare subito, sennò lui... Che poi mette un'ansia tremenda, cioè, perché fa fast boot mode tutto triangoli rossi, tutto satanico, cioè, pare sia Drio scioppare tutto. Tecnicamente faccio partire, tacco, flash all, rebooting to bootloader, e si è riavviato. C'eri già, sai com'è, un po' deficiente a rifarlo, vabbè. Comunque, rebooting to bootloader, 2 volte, si era incretinito. Io non mi ricordo tutti sti riavvi in fast boot per flashare una factory image, io ero ai tempi delle... Cos'è sta roba? Fast boot di... Ah, è vero che avevo fatto sta roba anche con Android 11, non mi ricordo... Ma allora, io questa, ecco, per dire, qua siamo sempre in quelle fasi di incomprensione del modding moderno. Io non so che modalità sia questa. Cioè, fast boot D, che sta per l'iniziale di un richiamo probabilmente a una divinità. Vabbè, io adesso ci sto rifresciando Android 10, che poi sono deficiente, perché magari quel kernel lì per sistemare il display magari andava anche su Android 11. Partiamo con le cose fatte bene, adesso vi faccio vedere di che stiamo parlando. Custom kernel fixes green tinting issues on some Google 4 pixels. Eccolo qua, sostanzialmente abbiamo tutto lo schermo verde, però io non ho mai avuto un putridume del genere. Cioè, io, allora, ve lo dico subito, secondo me non si risolve un ca... No, sul serio, secondo me non si risolverà niente, perché comunque qua è tutto verde, proprio, ma in modo estremo, quindi... veramente, manco i primi che mi sono arrivati che facevano caga, ma proprio a livelli protonici, ma non erano così estremi. E quindi questo è il quarto pixel che mi è arrivato, quello gentilmente offerto direttamente da Google in omaggio. Però gli ultimi due che ho avuto non sono stati così estremi, come vi ho già detto, quindi sarà sempre più difficile notarlo. Oh, ovviamente io sto dando per scontato che sappiate tutta la storia, ma c'è la serie Netflix che vi invito a guardare, guardate qua per capire tutto. E vedete, questo tizio qua ha risolto, sostanzialmente c'aveva tutto sto putridume vomitoso e poi niente, con l'attivazione di quella roba si è ritrovato una tinta assolutamente normale. Vediamo, allora che scarichiamo sto clean slate. Should work on official ROM based dimension. Forse funziona, non è manco detto che funzioni, mi fa piacere. Download Android 11 beta. Comunque Android 10, facciamo le robe fatte bene. Pixel 4 XL. Come Pixel 4 XL? Signori, abbiamo un problema. Abbiamo un problema, avete capito sì o no? Tra l'altro, cosa mi consigli l'8 Pro qua in fianco? Scoppia, che se marzo pure quello. Andiamo avanti. Eh no, vedi che qua c'è un articolo. Autofix Green Tint Pixel 4 4 XL. Oh, ok, eh. Ah, ma c'era, era sotto. Ma perché in gigante l'XL in minuscolo qua sotto Pixel 4? Ma musi marsi. Quindi no, non ruttato, no. Io l'ho digerito già a posto, sono a posto. Non...
Tuo download dovrebbe essere partito, sì, quando? Nel 1980? Ma io comunque non ho capito perché sti tizi stanno utilizzando comunque un'applicazione per attivare e disattivare quelle funzionali, quell'opzione poi, no? Ah, c'è l'app, che è deficiente, c'è l'app. Zitto! C'è nel Play Store. 5,99€! Ma non so manco se funziona, devo scherzare. E passi in acceca. Cioè, ce l'abbiamo fatta adesso, però è un bel casino, perché io non so come si flashano le cose sul Pixel. Non c'è niente da ridere. Clean Slate Companion. No, c'ho 6€ che butterò in cesto. Zitto! Non fiatare che sto spendendo 6€ per te, vigliacco sburdano, uscire da fabbrica con display decente, anche 6€ mi tocca spendere. Allora, apri, vai, setup permission, consenti, anche telefonate, non si sa perché, chiama, chiamate pure anche l'ambulanza se volete, che tanto tra poco ne ho bisogno, andiamo avanti, apri. Backup, make sure you have a stock image download, boot IMG from OnePlus. Madetta! Ma cosa c'entra OnePlus col Pic? No, 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 no. Noi seguiamo l'installazione dei backup, non ce ne frega, perché anche se muore, cioè a me può sbattere qualcosa, secondo voi? No. Ma sono due! 2 a 6 euro? Ma siete folgorati di testa! Ma 12 euro! Ok, ho installato le app. Settale. Le ho aperte, basta? Copy unzipped host file to your SD card. SD card host for k.ad away functionality in Chrome, bro. Bene, ho capito, facciamo root. Trasperimentazione, trasferisci, ho capito tutto, sono esperto adesso, via. Ok, installiamo l'app Magisk Manager, scarica la pk, vai col trasferimento, tacca. Tacca qua, gestore file, installiamo. Via, 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 via andare, via andare. Mostra memoria interna perché deve essere nascosto de default. Installato, Versa. Andiamo a selezionare la BootIMG di prima. BootIMG, vai. Ha fatto. Allora, via. In bootloader, via. Spegni tutto. Bisogna mollare subito, essere pronti e reattivi, sennò questo qua si riavvia un'altra volta. Attenzione. Comando era fastboot, flashboot, copia. Non c'ho neanche voglia di trascrivere. Boot, Magisk. Perché? Ah, ma ve posso in acceca, ma il pat che... Ma guarda lì che scrivono anche pat. Non potete scrivere fastboot flash boot e poi scrivi percorso basta, no? Tutta sta roba che pare che uno debba lasciare le slash, invece dovreste vedere automaticamente l'app Magisk Manager tra quelle disponibili. Ma se l'ho installata io prima, è ovvio. Signori, è fatta, è fatta, è fatta. Eccolo là. Download Android 10 installer zip. TIE! Sì, ma qua c'è l'1.50, ma se io vado sotto ci sono altre versioni. Allora la 2.50 sarà meglio la 2.50, no? È indentato da schifo sta pagina. Annaccia. A questo punto devo scaricare il kernel manager. Tutto a pagamento! Allora, scarico, apro questo. Flash clean slate installer zip from the kernel manager. Come? Non lo so usare! Ah, flasher, c'è il flasher. Questo flash va... Manuel Agostin, ciao. Clean slate. Quindi adesso io vado su Clean Slate Configurations. Non so qual è la sezione, non si capisce niente. Dov'è? Perché non scrivete fino alla fine dov'è sta opzione, per cortesia divina? Reboot enjoy. Enjoy cosa? Enjoy sciafoni in muso che ti tireria drio? Non c'è. Non c'è! Non c'è! Ma va al marzo! È una versione vecchia del kernel! Ma adesso ho capito! Clean Slate 1412! Ah, 2410! L'ultima butta, no? Via con stesso procedimento di prima! È inchiodato tutto, si è inchiodato tutto, sai inchiodare adesso che tiro una petarda! Si è sbiadito tutto! È sbiaditissimo, penso che abbiano avuto effetto i danni che ho fatto prima, ma prima non era, mamma mia, non c'è comunque! Credo di essere deficiente, penso di aver scaricato per quella per Android 11 prima. Vedo che si è pure acceso. Oh, il display è tornato a posto, no, almeno questo, vabbè, e vediamo, c'è speranza di avere quella funzionalità? No, comunque non ne vuole sapere, non esiste.
Allora, signori, vi ho risparmiato anche la parte in cui ho messo Android 11, perché ho provato a metterlo anche su Android 11, ho provato a flashare lo stesso kernel. Non esiste! Sto anche morendo! Non esiste quell'opzione, non c'è proprio. Alla fine, qua direte, sei deficiente proprio a livelli estremi. Sì, però, alla fine leggo Gamma Tweak di Greenify Pixel 4. XL Only! Punto numero uno, perché solo nell'XL musimarsi? Fan caga tutti, anche il 4, quindi perché? Prima domanda. Ma la vera domanda non è questa, è perché sti musimarsi de sto sito, che ve lo faccio vedere così li potete insultare anche voi? Quelli che riportano le notizie a caso, senza minimamente fregarsene, e scrivono Autofix Green Tinton Pixel 4 / 4 XL. Io ho letto sta guida, mi son fidato e ho perso un pomeriggio. Questo è il suono del ghast di Minecraft. Quindi sì, deficiente io perché non me ne sono riassicurato nella pagina del kernel, ma questa è la prova della marsità dei siti di informazione fatti male. Maria De Filippi! Però anche voi sviluppatori del kernel però non scherzate, perché insomma, voglio dire, perché questa discriminazione per il mio? Cioè volete proprio che, visto che il Pixel 4 ce l'ho io, non, che non ci sia modo di sistemarlo, attenzione, sennò come fa a venire lo sciopone sto qua? Tutti d'accordo, questo è per forza un boicottaggio. Che dire? Il video è inutile. Potrei benissimo cancellare tutto e mandare in mona, ma no! No, non lo faccio, perché voglio che soffriate con me. A questo punto io so anche che voi dovete farmi sapere, voi dovete mettere un mi piace e condividere questo video, farmi sapere se vi aggradano, vi garbano i video così basati sul modding, sulle cose a caso da provare a fare sui telefoni, soprattutto quando non vanno a buon fine, perché so che a voi brutti musimarsi vi piace quando sono in questo stato delirante. Basta, mi calmo. Quindi, giornata persa, completamente inutile. Io al massimo che vi posso dire, io ho provato giusto a cambiare qualche opzioncina qua sul color control, l'ho messo, togliamo il verde, via, tutto il verde, no? Ecco, ce lo teniamo così, volendo, no, sul serio, comunque provando invece a ridurlo giusto quel pelino, diciamo che forse c'è qualche leggerissimo miglioramento su quella tonalità, state vedendo le foto, ma in realtà no, cioè è proprio una roba talmente impercettibile, ma è nato male sto video, c'è poco da fare, perché io già in partenza vi ho detto sicuramente non risolviamo nulla, ma perché anche se ci fosse stata l'opzione, io sono convinto che se uno non avesse appunto il pannello uniformemente putrido e verde, ma cosa vuoi concludere? Se una parte è viola e una parte è verde, ma come fai? Cioè è impossibile se fisicamente fa schifo. Finito qua, finito così. Che tristezza. Grazie. Sto registrando. Visto il catering. No, guarda, dopo tutto quello che è appena successo, speriamo sia veleno, così. Bene, si spengono pure le luci, vabbè, è il chiaro segno che non. E c'è sta giornata, così, così va. Un ritorno migliore di questo, guarda, non poteva. Buon bricaggio a tutti, ci rivediamo ad un prossimo video, va, collasso. Aia, madonna, era già giù. Aia, madonna, che dolore. Ecco, e con tutto il tempo che è passato, mi è pure scaduto il tempo per fare il reso delle app.